Bentornato nel mio canale YouTube. Sono entusiasta di incontrarti di nuovo. I tuoi segni sono brillanti o delusi? Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per scoprirlo. Oggi è venerdì 6 agosto 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Capricorno. Inizio giornata con il turbo. In barba alla luna pigrona che dal segno opposto vi vorrebbe trattenere, iniziate questa giornata all'alba mettendo pure il turbo, con la speranza di sbrigarvela in fretta, chiudere le pendenze e trovare il tempo per fare i bagagli. Pura coincidenza, domani partite voi e parte pure l'obbligo del Green Pass. Un filo di tranquillità in più per chi è al mare, in trekking o in giro per bellezze naturali. Invece, oggi avete le ali ai piedi e anche il cuore, in barba al vostro carattere schivo, è tutto un fremito. Fautori di questo exploit IB e i trigoni messi in gioco da Marte, Venere, Urano, tutti quanti allegri e propositivi, di umore smaccatamente vacanziero. Con queste premesse l'enorme cumulo di incombenze che oggi vi aspettano non vi turba affatto, anzi, la prendete come un'avventura, grazie alla quale dimostrare quanto siete in gamba. Il rapporto d'amore purtroppo è con una persona non molto solida economicamente, spendaccione o con evidenti sofferenze finanziarie. Rimorsi e sensi di colpa potrebbero funestare le vostre giornate, ripensamenti e inquietudine. Il vostro partner ha un rapporto conflittuale con voi e bisogna assolutamente che voi comprendiate la sua situazione e lo aiutiate. Marte vi si para contro, cercate di essere pazienti e tolleranti. Oggi non è il giorno ideale per litigare. In amore vi sentirete come galleggiare tra le nuvole, cercate di non fare voli troppo alti per non rimpiombare poi nello sconforto. Oggi apprenderai il ritardo in una pratica che ti irriterà e non poco, accuserai un impiegato di essere stato la causa, ma ci ha ammesso anche del tuo. Il vostro atteggiamento potrebbe ferire qualcuno a voi caro o una persona molto vicina, oggi cercate di cambiare atteggiamento e di avere un approccio diverso. In questo modo vi garantirete una maggiore serenità. Per alcuni oggi potrebbe esserci una piccola rivoluzione nella propria vita, avrete bisogno comunque di tutta la vostra creatività per fare fronte a questi cambiamenti che potrebbero anche essere epocali. Oggi non sarete dell'umore giusto per fare delle scelte radicali, sarà importante rinviarle e attendere che passi questo periodo di incognite. Riceverete una proposta interessante, tuttavia non dite subito di sì ma pensate bene prima di prendere una decisione definitiva. Perdonando riceverete nuova luce e nuove forze. La vita vi sorriderà se saprete perdonare tutte le persone che ritenti vi abbiano fatto del male. La luna tende a rendervi tristi e angosciati, mettete tutta la vostra carica per organizzare la serata e distrarvi. Buone notizie sul lavoro per i nati di lunedì dalle 10 alle 22. Canalizzate le vostre energie nel settore sentimentale, dove il vostro fascino non sarà messo in dubbio dall'alcuno. La vostra popolarità è in rapida ascesa in questo momento, a parte qualche inceppamento passeggero. Se mettete energia in quello che fate e ci credete fino in fondo, il vostro lavoro sarà apprezzato e potrete ricevere anche chiamate interessanti. Sarete lucide e affascinanti come non mai, capaci di imporre le vostre idee e proposte di lavoro nel modo più vantaggioso. Sempre Urano, in angolo benefico dal segno vostro fidato alleato del Toro, vi apre una nuova giornata di agosto che si manifesta sotto i migliori auspici. Una formidabile lucidità accompagna le vostre scelte, anche perché a sostenervi in modo deciso c'è anche Giove, che, dal buon vicino Acquario, vi regala leggerezza e senso dell'umorismo. In particolare se siete nati in gennaio vi trovate nello spirito giusto per socializzare, per mettervi in gioco e tenere banco. È vero che gli ambiti dove questa vostra socialità si svolge tendono a essere quelli della famiglia e del clan degli amici di sempre, ma che importa? A voi interessa principalmente l'atmosfera di condivisione, di concordia, di coralità che si viene a creare e di cui voi fate parte integrante. Nei prossimi giorni vivrete giornate complesse in amore. Prima di dire qualche parola di troppo, contate fino a 10 se non volete litigare con chi vi circonda. Sul lavoro problemi legati ai soldi. Ultimamente state spendendo oltre le vostre possibilità. Datevi una controllata.
Queste giornate sono particolari per l'amore dei Capricorno che potranno vivere qualche complicazione in più del solito. Meglio contare fino a 10 prima di parlare e sul lavoro attenzione alle questioni monetarie. Orientatevi meglio nel vostro lavoro, perché è l'unica cosa che vi si chiede. In questo momento non conta tanto il risultato, quanto quello che riuscite a fare, grazie alla cooperazione e all'impegno reciproco. Avete già affrontato situazioni del genere, ma eravate in tutt'altro contesto. La vostra bravura dovrà essere anche quella di capire con chi avete a che fare e comportarvi di conseguenza, almeno una volta. Luna antipatica all'opposizione, segno che gli altri oggi non vi capiscono, esattamente come voi non capite loro. In prima linea il partner, che vi guarda dall'alto in basso, trattandovi come un pazzo che ha perso il cervello cammin facendo. Invece siete lucidissimi e con Marte battagliero in trigono sapete il fatto vostro. Vero, rifiutate la vacanza in mezzo alla folla, chiacchiere vane tanto per far passare il tempo, perché a voi invece piace scarpinare nella natura, scoprire luoghi meravigliosi e sconosciuti, trascorci da urlo e testimonianze storiche nascoste agli occhi dei più. Chi mi ama mi segua, proclamate, peccato che non vi segua nessuno. Amore ed Eros, cotte incendiarie per i cuori solitari che ogni volta che approdano in un nuovo paese si innamorano anche di una persona del luogo. Non illudetevi, non fa parte del pacchetto turistico come le tipicità locali, una storia d'amore nata ad altre latitudini tra tradizioni, lingue e usi diversi non è facile da gestire come sembra, intrigante però se ce la fate tanti auguri. Figli ribelli come voi alla loro età, in vacanza da soli sono cresciuti parecchio anche in autonomia. Oggi potreste fare qualcosa che state aspettando da molto tempo. È un giorno di rivoluzione, e tu intendi rivoluzionare in grande stile la tua vita amorosa. Nessuna mezza misura, nessuna intenzione non soddisfatta. Attenzione a non far venire fuori la vostra tipica possessività, che, Giove, sia pur in angolo positivo specie se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 17 di gennaio, potrebbe far saltare oggi fuori. Vi soccorre l'impareggiabile razionalità. Lavoro e denaro, trattative in stand-by, naturale, in agosto nessuno verrebbe a firmare contratti o a prendere accordi con voi, anche se la vostra offerta è piuttosto interessante. Intanto se siete in vacanza vivete vela secondo i vostri gusti. Tra scarpinate, scalate, rafting e tutti gli sport estremi che vi danno il brivido, riscattandovi finalmente dalle frustrazioni giovanili. Potete ottenere grandi risultati, se abbandonate una certa indolenza e vi date da fare. Le vostre idee di solito sono molto originali e vi potrebbero permettere di mettervi in mostra. Se avete a che fare con spese di qualsiasi genere, questa giornata mettete in funzione il radar della vostra impareggiabile oculatezza. Giove, pianeta del denaro pur in aspetto di moderato semisestile, potrebbe rendervi stranamente spreconi. Benessere, un filo di stanchezza, ma con lo stile di vita che avete adottato, un giorno qui e uno là come veri vagabondi non desta alcuna impressione. Sotto pressione soprattutto il cuore e non per un malanno, caso mai una malattia d'amore, innamorati di un paese, uno stile di vita, una persona che ha fatto breccia. E soprattutto tutto il bello, il buono e il nuovo di cui state facendo scorpacciate. Non ricordate neanche più l'ultima vostra passeggiata rilassante all'aria aperta. È ora di rimediare, prendete scarpette comode, ben equipaggiati, e concedetevi almeno un paio di ore di svago. Per lei, ambiziose, audaci, assertive. Questo per quanto riguarda la A, ma c'è anche la B di bellissime e battagliere, con queste credenziali arriverete al top. Per lui, ai vostri figli volete insegnare ad apprezzare il gusto della vita spartana e dell'avventura all'aria aperta. La vostra lei vi darà del pazzo perché li esponete ai pericoli, ma si tratta di rischi calibrati, anche in vacanza la vostra ferrea logica non viene mai meno. Colore delle emozioni, blu cina. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 9. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace,
condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.